Penso che tutti avrete visto un cristallo una volta o l'altra, forse in un museo di storia naturale o in preparato chimico. Questo è un cristallo insolitamente grande, estratto da una cava di argilla in Brasile. Quest'altro più piccolo è stato staccato da una crepa di una roccia nell'Arkansas. Ma i cristalli non sono sempre degli oggetti grandi e belli come questi. A dire la verità, i cristalli sono dovunque. Nel sale che usate per dare sapore al cibo, per esempio. Esso consiste di cristallini di cloruro di sodio. Attraverso la lente di ingrandimento ne potete vedere la forma. Piccoli cristalli cubici di cloruro di sodio. La neve, ecco delle fotografie ingrandite di singoli fiocchi di neve. Ciascuno è un unico cristallo di acqua. Ecco un cristallo che mi piace moltissimo, forse perché l'ho fatto io stesso. È un cristallo di allume. Effettivamente anche voi potete farne uno uguale. Ho scritto degli appunti di spiegazione per il caso che vogliate farlo. L'allume che vi occorre lo trovate in farmacia e per crescere il cristallo basta un vaso di vetro. Se lo farete davvero sono certo che una cosa vi colpirà. Il cristallo seguita a crescere anche per una settimana. Diventa sempre più grande, ma le sue facce restano sempre piane e si incontrano a spigolo vivo. Vedrete così che le facce del cristallo non le ho molate né lucidate per nulla. È una bestia che cresce proprio così. Sembra quasi di ottenere qualcosa dal nulla. Un qualcosa che ha forma propria e che se la decide da sé, durante il suo sviluppo. Per ottenere un solo cristallo perfetto, grande come questo, avrete un bel da fare e occorre non avere fretta. Ma si può vedere ciò che realmente accade facendo andare la cosa un po' più svelta e seguendone lo sviluppo al microscopio. Prendo ora una soluzione di allume che è pronta a depositare cristalli. E ne verso un po' su di un vetrino del microscopio. Poi ci aggiungo dei cristallini di allume sui quali l'allume comincia a depositarsi. Adesso metto le lenti a fuoco e stiamo a vedere. Eccoli qui. Se aumento l'ingrandimento potete addirittura vederli crescere. Vedete che nel crescere i cristallini conservano assai bene la loro forma, solo divengono più grandi. Naturalmente poggiano tutti sul vetrino con una delle facce maggiori. Vedete perciò che la forma del cristallo dipende soprattutto dalla materia con cui è fatto e non dalla sua grandezza, finché è libero di crescere in tutte le direzioni. I cristalli non crescono solo nelle soluzioni. Essi crescono nei gas. I fiocchi di neve sono cristalli che crescono così. E uno dei posti più importanti dove i cristalli crescono è nelle sostanze fuse quando si raffreddano. Ecco qui un'altra polvere che si trova in farmacia, si chiama salolo e fonde ad una temperatura comoda. Ne metto un po' su un vetrino dal microscopio. E lo poggio sulla piastra del fornello per fonderlo. Ed ora mettiamolo sotto il microscopio. Eccone uno che cresce. Gira lentamente nel liquido mentre cresce perché non si è ancora appoggiato sul vetrino. Sembra quasi che spinga avanti le sue facce piane attraverso le parti ancora liquide. Naturalmente sapete che non è il cristallo che si muove e si fa strada nel liquido. È il liquido vicino ad una faccia che diviene solido e si aggiunge alla faccia. E ciò accade in modo tale che quello che si aggiunge forma ancora una faccia piana, sicché il cristallo conserva la sua forma mentre cresce. Ora lo farò fondere appena un po' sul fornello, in modo che del cristallo resti una piccola massa tondeggiante. Questa masserella è ancora un cristallo singolo, ma non ha le facce piane. Ora voglio farvi vedere che avviene quando lo raffreddo di nuovo sotto il microscopio. Eccolo qui.
Gli ricrescono le facce giuste, i vuoti si riempiono e gli angoli arrotondati si riformano finché tutte le superfici ritornano piane. Osservate ora cosa accade quando due cristalli si scontrano, per così dire. Essi non si spingono via l'un con l'altro, semplicemente smettono di crescere dove si toccano, perché lì hanno esaurito tutto il materiale per crescere. Perciò il confine fra due cristalli non è necessariamente una faccia naturale di nessuno dei due. La linea di confine dipende solo dal modo come i cristalli si incontrano. Quando alla fine il tutto si è solidificato, abbiamo un denso ammasso di cristalli. Può darsi che nessuno di questi presenti neppure una delle sue facce naturali, ma ciò nonostante l'intera massa è composta di cristalli. Quasi tutte le rocce sono fatte così. Il granito è un buon esempio, eccone un campione. Osserviamolo con la lente. Si vedono i grani dei minerali di diversi colori che formano il granito. Ecco un grano grigiastro di quarzo. Questo è un grano di feldspato rosa. E le macchioline nere sono grani di una specie di mica. E ognuno di questi grani è un singolo cristallo. Osservate che i tre componenti non si mescolano nel solido, cristallizzano in grani separati. Prima della fine avrete capito il perché. Al principio della lezione stavo facendo fondere del bismuto in un crogiolo. Ora sta raffreddando. E dei cristalli dovrebbero essersi formati sulle pareti del crogiolo. Di modo che se verso via la parte di bismuto che è ancora fusa, potrete vederli. Talvolta si possono mettere in evidenza i cristalli in un pezzo di metallo lavorato, lucidando nella superficie e incidendola poi delicatamente con qualcosa che corroda il metallo. Ecco una maniglia di ottone fuso lucidata dal fabbricante e che col tempo è stata attaccata dal sudore delle mani. Potete vedere i confini fra alcuni dei cristalli che costituiscono questa maniglia. In molti oggetti metallici i cristalli sono assai più piccoli di questi, perché sono stati frantumati nella lavorazione, tirando il metallo, o laminandolo, o martellandolo. Ma in ogni caso, il metallo è sempre cristallino. Bene, quasi tutti i solidi sono dunque fatti di cristalli. In effetti, se chiedete ad un fisico di oggi di definire un solido, probabilmente dirà, un solido è della materia allo stato cristallino. Però questo non lo porterà molto lontano, perché qualcuno chiederà, cosa intendi per cristallino? Ma lui ha la risposta per questo. La risposta è in due parti. La prima parte dice, la materia è fatta di atomi. La seconda dice, nello stato cristallino, gli atomi sono disposti in ordine regolare. Vi spiegherò ora che vuol dire con questa risposta e lo illustrerò con esperimenti. Si pensa il cristallo come una configurazione di atomi, la quale si ripete regolarmente, come il disegno che si ripete di una carta da parato. Se gli atomi fossero piani e quindi cristalli bidimensionali, essi potrebbero assumere una disposizione ordinata come questo gruppo di monete sul tavolo. In tre dimensioni potrebbero disporsi ordinatamente come queste sferette, tutte a stretto contatto fra loro. Naturalmente, queste disposizioni ravvicinate non sono le sole disposizioni che gli atomi possono assumere, sono solo dei semplici esempi di ciò che intendo. Ora, a questo punto, forse, potete capire che significano queste due idee? L'idea che un cristallo è fatto di piccole unità, atomi o molecole, tutte uguali, e che le piccole unità sono disposte nel cristallo in un reticolo regolare. È evidente come queste due idee spieghino quel che avete visto attraverso il microscopio. Per esempio, quei cristalli di allume conservavano la loro forma mentre crescevano. Immaginate di avere un cristallo bidimensionale con una configurazione di atomi simile a quella delle monete. Tutto intorno ci sono altri atomi nella soluzione, ma poiché la disposizione sul cristallo è simmetrica, ci si aspetta che le monete si attacchino alla stessa velocità, qui, qui e qui, eccetera, perché le condizioni sono le stesse in tutti questi punti. Il cristallo crescerà simmetricamente e conserverà la sua forma finché qualcosa non si interponga o impedisca che altri atomi raggiungano le varie facce.
Vi darò un altro genere di prova di queste due idee. È una prova che non si basa sul processo di accrescimento, ma sulle proprietà del cristallo completo. È la prova dello sfaldamento. Se avete maneggiato della mica, conoscete lo sfaldamento. I cristalli di mica che si trovano in natura si scindono facilmente in una direzione e solo in quella, per cui li si può dividere in fogli sottilissimi ma resistenti. La mica si comporta come se fosse fatta come un libro di molte pagine di carta resistente. Ma se fate la prova avrete la sensazione che non c'è limite alla sottigliezza di questi fogli di carta. Vi sembrerà che ad essere abbastanza bravi potreste dividere ogni foglio di mica in due e ciascuno di questi in due ancora e così via. Ciò vi porta l'idea che gli atomi della mica siano disposti a grandi strati e che gli atomi di uno strato siano legati assai strettamente, mentre le forze che legano gli strati sono assai piccole. Già questa disposizione a strati degli atomi è una specie di regolarità. Non ci sono molti cristalli che si sfaldano come la mica. L'allume, per esempio, non si sfalda affatto. Ma parecchi cristalli si sfaldano abbastanza bene. Vi faccio vedere ora come si sfalda questo cristallo. È un cristallo di solfato di nichel esaidrato. Si sfalda parallelamente a questa faccia. Lo appoggerò su un po' di plastilina per tenerlo fermo. Prendo una lametta ad un solo taglio, oriento la lama parallela alla faccia e do al dorso della lama un colpo secco. Si è sfaldato. E guardatelo, non potrebbe essere più liscio. E forse direte, ma hai scelto un punto speciale del cristallo. Guardate, posso sfaldarlo ancora parallelamente alla stessa faccia e ottenerne una lastrina sottile. Dunque non era un punto speciale del cristallo, è solo la direzione che è speciale. Forse ora direte, non si tratta di una direzione speciale. Hai preso una lametta molto affilata e hai tagliato il cristallo in due. Va bene, ne siete proprio convinti? Tenterò la stessa impresa in una direzione diversa. Giro la mia lametta in un'altra direzione e ci picchio sopra. E non accade niente. Finché non batto parecchio più forte. Allora, naturalmente, il cristallo va in pezzi e non ci sono facce belle lisce. Si è solo spezzato, come ogni altra cosa. Ora vorrei mostrarvi lo sfaldamento di un altro cristallo, un cristallo di nitrato di sodio. È un cristallo che si sfalda in tre direzioni, non in una. Posso sfaldarlo qui, così. E posso sfaldarlo qui, così. E qui, così. Per inciso, potete ottenere i due cristalli di solfato di nichel e di nitrato di sodio con le ricette che troverete negli appunti, nel caso che vi vada di armeggiare un po' con questa roba. Il nitrato di sodio ha molte proprietà interessanti. Ha gran parte delle proprietà della calcite minerale. Quando grossi cristalli di calcite furono scoperti circa 300 anni fa in una cava in Islanda, gli scienziati del luogo ne presero qualcuno e gli studi che ne fecero furono il primo passo della nostra conoscenza dei cristalli. Come ho detto, nitrato di sodio e calcite hanno molte proprietà in comune. In particolare si sfaldano nello stesso modo. Quando quei primi scienziati videro come la calcite si sfalda, ebbero l'idea che forse la calcite era fatta di minuscoli mattoncini, tutti uguali e tutti con la forma dei pezzi di sfaldamento della calcite. Forse questo ora vi farà ridere e direte che la calcite in quanto materia è fatta di atomi e gli atomi non sono simili a mattoni. D'accordo, lo so anch'io. E a che sono simili? A piccole palline di ferro? La colpa è mia per quelle monete e quelle sferette che vi ho fatto vedere. Ma era per mostrarvi dove sono gli atomi, non a cosa essi somigliano. Per quanto ne so, gli atomi somigliano anche a quadrifogli.
Vorrei farvi osservare che quei primi scienziati introdussero le due grandi idee che entrano nell'immagine dei cristalli che abbiamo oggi. Primo, essi dicevano, i cristalli devono avere una struttura ultima, i mattoncini. Noi li chiameremo gruppi di atomi anziché mattoni, ma la differenza è in realtà più di parole che di altro. Secondo, essi dicevano, la struttura ha un ordine regolare. I mattoni sono ammucchiati regolarmente e conservano quest'ordine ammassandosi con regola col crescere del cristallo. Perciò potreste pensare che ogni cristallo, non solo quelli che si sfaldano, ma ogni cristallo, sia fatto di mattoni ammassati in ordine regolare, senza interferenze, uno sopra l'altro, fianco a fianco, se si sceglie la giusta forma di mattone. Nel caso dell'allume, la forma giusta è quella di un cubo. E potete pensare che il cristallo di allume sia fatto di cubetti, tutti ammucchiati, uno sull'altro senza compenetrarsi, in questo modo. Notate che le facce principali del modello di cristallo di allume le ho fatte scalando i cubi da un piano all'altro. A prima vista vi sembrerà che la faccia debba essere ruvida, ma dovete ricordarvi che questi cubetti, in realtà, sono solo di pochi atomi. I lati sono lunghi circa un decimilionesimo di centimetro, e questo grado di ruvido non si sente, né si vede sotto il microscopio. Uno dei fatti che dettero il primo appoggio alla teoria dei mattoni fu che in tutti i cristalli della stessa sostanza si hanno gli stessi angoli fra le facce corrispondenti. I cristalli possono essere di grandezza diversa, essere cresciuti a velocità differenti sulle diverse facce in modo da acquistare una forma diversa come questi due di allume. Ciò non di meno, gli angoli fra le facce corrispondenti sono i medesimi in tutti, a patto che i cristalli siano della stessa sostanza. Da ciò si impone l'idea che ogni sostanza formi il suo tipo di mattone, che si riproduce sempre e sempre uguale al crescere del cristallo. Ora torniamo un momento al microscopio. Rammentatevi di ciò che accade mentre il cristallo cresce. Alle facce arrivano continuamente atomi, e questi atomi si aggiungono alle facce in modo ordinato. E tutto ciò avviene ad una velocità stupefacente. I cristalli che vedete crescono piuttosto svelti. Ma supponiamo che un cristallo cresca solo di un paio di millimetri al giorno, e ciò è piuttosto lento. Potete calcolare che sulle facce di quel cristallo dovrebbero depositarsi un migliaio di strati di atomi al secondo. E tutti questi atomi si devono depositare secondo l'ordine giusto. Prenderò in prestito un giochetto di Sir Lawrence Bragg per potervi dare un'idea di alcuni dei fatti che pensiamo che accadano quando un cristallo cresce. Sir Lawrence soffia bolle di sapone. Le soffia in una vaschetta di saponata e le bollicine salgono a galla e si attaccano insieme. Le bolle si comportano all'incirca come atomi perché, galleggiando sull'acqua, si attraggono un poco tra loro. E se si toccano, si attaccano assai fortemente, come gli atomi. E ancora come gli atomi, hanno una certa specie di forma e perciò occupano spazio. Guardate le bolle che si riuniscono in disposizione ordinata. È la stessa disposizione delle monete che avete viste, la cosiddetta disposizione serrata. Notate che nei gruppi si distinguono delle parti. Tutte le parti hanno lo stesso tipo di ordine, ma l'ordinamento prende diverse direzioni e perciò ci sono delle specie di confini tra le parti. Come accade in un solido fatto di molti cristalli che si sono formati in punti diversi e poi si sono uniti. È come il salolo quando è tutto solidificato o come la maniglia di ottone. Se pensate con che sveltezza gli atomi si devono mettere in ordine, molto più svelti di così, il risultato vi sembrerà straordinario e questo vi darà una qualche idea di che razza di traffico deve realmente esserci alla scala atomica. Talvolta, quando le molecole sono assai grandi e hanno forma irregolare, sono troppo torpide per fare in tempo a disporsi in ordine. Allora, congelando, formano un vetro. Un vetro è molto simile ad un liquido, ma simile a un liquido in cui le molecole non sono più in grado di scorrere una sull'altra.
nel quale frammenti d'ordine sono sparsi nel disordine. Il disordine resta congelato, per così dire, e non riesce a mutarsi in ordine. I liquidi e i vetri sono sistemi disordinati di molecole e i gas sono i sistemi più disordinati di tutti. Il solo ordine nei gas è la disposizione degli atomi che formano ciascuna molecola del gas. Più avanti nel corso ne imparerete di più circa i gas, ma già a questo punto potete vedere perché i gas sono tanto simili sotto diversi aspetti, mentre ci sono tanti tipi di solidi. Il solo modo in cui i gas differiscono è nel tipo di molecole di cui sono fatti, mentre i solidi differiscono anche nel tipo di ordine che le molecole assumono nei cristalli che costituiscono il solido. Posso mostrarvi questa selettività già all'opera in alcune sostanze che avete già visto. Fondo un po' di salolo qui sopra il fornello. Ora lo porto sotto il microscopio a raffreddarsi. È pronto per cristallizzare. Ora semino il salolo con un cristallino di allume. Non succede nulla. Il salolo rifiuta di cristallizzare. Ora ci semino invece qualche cristallino di salolo. E si vede che i cristalli di salolo crescono senza alcun effetto sull'allume. L'ordine che ha l'allume non è il tipo di ordine giusto per il salolo, e questo resta ad aspettare che gli venga presentato l'ordine di tipo giusto. A questo punto potete capire quel che vi dissi a proposito del granito, perché accade che i tre diversi ingredienti, quarzo, feldspato e mica, formano tre distinti tipi di cristalli nel granito e non formano un solo unico cristallo in cui molecole di quarzo, feldspato e mica intervengono insieme. È perché quei tre tipi di molecole formano di norma cristalli con tre diversi tipi di ordini. Quando i tre tipi di molecole si trovano insieme, non si trova un tipo di ordine che sia comune a tutti e tre, e perciò cristallizzano separatamente, ciascuno nel modo preferito. Sapete, dopo 20 anni che cresco cristalli, trovo la cosa ancora quasi miracolosa. Ti metti a guardare al microscopio e vedi il cristallo formarsi. Tu sai che gli atomi lavorano, si affannano, quasi infallibili, a costruire qualcosa che è regolare, che è ordinato, a costruire qualcosa che dal punto di vista di un atomo è soltanto enorme.